Bentrovati. La mobilità di persone e merci è alla base dello sviluppo di un territorio. Il Sannio, tra le province della Campania, è indubbiamente quella più minacciata dall'isolamento e dallo spopolamento, anche perché le connessioni con i grandi centri urbani sono poche e anche se ci sono, a volte non funzionano, come il caso della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello, che è chiusa da 3 anni. Ora si guarda con grande attenzione e speranza alla nuova direttrice Napoli-Bari dell'alta velocità, che potrebbe rappresentare la grande svolta, un'opportunità di sviluppo per questo territorio, ma che per una serie di circostanze rischia anche di trasformarsi in un'occasione perduta. Ne parliamo in questa puntata della Linea. A causa delle scelte infrastrutturali compiute nell'ultimo secolo, molte aree interne del Mezzogiorno sono state progressivamente isolate. In Campania, la forte concentrazione di attività e servizi sulla fascia costiera ha frenato lo sviluppo del Sannio, a dispetto della sua posizione geografica. Sul fronte stradale, l'unico accesso che Benevento ha verso nord è la Telese-Caianello, 72 chilometri ad un'unica corsia, dove transitano 11.000 veicoli al giorno e dove si registra un indice di mortalità per incidenti stradali tra i più alti d'Italia. Per questa arteria sono previsti lavori di adeguamento per 460 milioni che sarebbero dovuti partire a dicembre del 2020, ma sono ancora fermi. Sul fronte ferroviario, Benevento per anni è stata collegata a Napoli grazie al tracciato storico che attraversa la Valle Caudina, ma adesso anche quella linea, che raccoglie circa 20.000 pendolari al giorno, è interrotta. Da 3 anni la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello è chiusa. Da 3 anni questo treno è fermo sui binari. È nato un comitato disagiati della Valle Caudina per dare voce a tutti i pendolari che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo. Augusto, sì. Genovese. Sì, siamo circa 20.000 persone che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo di regione. Con tutti i servizi che ci sono, si è aggiunto la chiusura della tratta. Noi raggiungiamo il comune di Napoli con un pullman sostitutivo, che chiaramente il pullman ha dei problemi perché esiste il traffico di servizi, gente non sa dove prenderlo. Il problema è grosso e il comitato cerca di farsi ascoltare. I lavori sulla tratta dovrebbero finire entro il 2023. Sì, così il presidente De Gregori, in ultimo incontro col senatore Matera e con il sindaco di San Martino, il sindaco di Rotonde e altri amministratori, ha detto che i lavori dovrebbero finire nel 2023, anche se io sono molto scettico. Quali sono i tempi di percorrenza e che differenza c'è tra il treno e il pullman? Allora, il treno viaggiava a 1:20, poi con varie restrizioni di velocità da Benevento Centrale a Napoli Centrale impiegava 2:20, fino a quando l'EAV ha deciso di chiudere la tratta. Attualmente il pullman ci può mettere 1:15, 1:30, ma anche 2 ore, purtroppo dal traffico. Ci sono dei punti dove c'è traffico, sia a Cancello, sia ad entrare nella città di Napoli. E la gente con gli anni, i pendolari che devono raggiungere gli uffici, devono timbrare il cartellino, è impossibile arrivare quotidianamente in ritardo. Quindi si sono organizzato o con altri pullman di ditte private che raggiungono Napoli, oppure arrivano al capoluogo, si organizzano con le macchine, arrivano a metà percorso alla stazione di Cancello dove passano i treni ogni 10 minuti. Purtroppo il servizio non è più, i pendolari non possono più usufruire di questo servizio perché i tempi sono troppo lunghi. Speranze di riscatto passano tutte attraverso la linea alta velocità Napoli-Bari.
I lavori procedono velocemente ed è iniziato anche lo scavo delle gallerie sulla tratta Telese-Vitulano. Il nuovo tracciato consiste nel raddoppio della linea storica tra Frasso Telesino e Vitulano, ripercorrendo l'attuale corridoio per circa 30 km. È prevista la realizzazione di 4 nuove fermate: Amorosi, Solopaca, San Lorenzo e Ponte Casalduni e il rifacimento della stazione di Telese. La nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari è parte integrante del corridoio ferroviario Scandinavia-Mediterraneo e rappresenta la prima e più avanzata opera che il polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel sud Italia. Costerà in tutto quasi 6 miliardi di euro, finanziati anche con il PNRR. Il suo completamento, entro il 2027, velocizzerà il collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico. Ma già entro il 2024, con la prima fase di attivazione della cancello Frasso Telesino, sarà possibile viaggiare tra Napoli e Bari in 2 ore e 40 minuti. Nel progetto sono impegnate circa 5.000 persone, tra ingegneri, tecnici e operai. Ma la filiera produttiva sannita non è stata adeguatamente coinvolta, come spiega Giuseppe Pancione della Mocia S.p.A., presidente della sezione ambiente di Confindustria Benevento. Giuseppe Pancione, l'alta capacità rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo per questo territorio, ma potrebbe anche trasformarsi in una grande occasione persa. Perché? Sì, in effetti l'alta velocità è un'opportunità che tutti aspettavamo, sia per il nostro territorio, ma soprattutto anche per una boccata di ossigeno alle nostre imprese, che stanno attraversando una crisi che non conosce precedenti, crisi che peraltro di origine conosciamo un poco tutti, dal 2008 alla pandemia, alla guerra. Purtroppo, sebbene questi cantieri sono dislocati sul nostro territorio, 4 cantieri dell'alta velocità sono dislocati sul territorio sannita, implicante peraltro anche un forte disagio per gli abitanti, come è normale che sia, che un cantiere di questa entità porta dei disagi. Quindi, sebbene tutto questo, comunque le nostre imprese sono puntualmente tagliate fuori dai lavori. Perché oggi Benevento non ha comparti estrattivi? Manca la materia prima? No. Il territorio sannita è ricco di materia prima, così come lo è Caserta, così come lo è Avellino. Tutto il territorio regionale è ricco di materia prima. Purtroppo non ci sono le autorizzazioni. Perché? Confindustria Benevento, già in tempi non sospetti, al 2015, è stata la prima ad accendere il riflettore su questa penosa questione. Aveva anche detto che se non si fosse intervenuti subito, da subito, trovando delle iniziative atte a snellire questi procedimenti e a portare chiarezza in un meandro di burocrazia incomprensibile, soprattutto in questo settore, si correva il rischio che tutto il settore industriale legato al settore estrattivo sarebbe collassato. Benevento non è stata ascoltata, tant'è vero sono 3 anni che tutto il settore industriale legato al mondo estrattivo è interamente collassato. Sono da 3 anni che in Campania non abbiamo più una cementeria, non abbiamo più un lettificio, non abbiamo più un calcificio. Abbiamo perso qualcosa come 4 miliardi di fatturato e 4.000 posti di lavoro. E premetto che questi 4 miliardi sono riferiti ai costi del 2018. Alla luce dei nuovi costi in questo settore, questi 4 miliardi potrebbero essere 6 miliardi. Cifre assurde. Cifre che una regione come la Campania non poteva correre il rischio di perdere e l'abbiamo persi. La velocità di risposta degli uffici amministrativi diventa fondamentale per ogni tipo di investimento, a maggior ragione se si tratta di grandi infrastrutture. Quali sono le problematiche, dottore Pancione, e qual è la vostra proposta? Lo sappiamo tutti che fare impresa oggi in Italia è una impresa, diciamo, assurdo, ma farlo in Campania o farlo a sud è un'impresa eroica. Ma nonostante queste discrasie burocratiche, addirittura c'è la paralisi degli uffici preposti alle autorizzazioni. Tenga conto che Benevento, l'ufficio del genio civile di Benevento, che l'ufficio del genio civile di Benevento, attenzione, è un ufficio preposto non solo alle autorizzazioni dei comparti, ma è un ufficio preposto all'autorizzazione di progetti importanti, tutti i progetti, sia privati che pubblici.
Eppure da 3 anni un ufficio così importante per la pianificazione dei programmi industriali ed altro, manca la figura del dirigente. Bene, sono 3 anni che non ha un dirigente di questo ufficio con cui gli industriali, le ditte, possono confrontarsi quotidianamente per pianificare i propri programmi. Una macchina che non può camminare. Ci sono ditte di Benevento che hanno chiesto appuntamento al dirigente, sono mesi che aspettiamo e puntualmente l'appuntamento è disatteso. Quindi manca l'interlocutore principale con cui potessi confrontare. È mai possibile che oggi, alla luce anche a prescindere dall'alta velocità, ma non ci dimentichiamo che siamo anche in corsa per il PNRR, come può un'azienda porre con chi deve confrontarsi per pianificare questi progetti? Come possiamo essere competitivi? Se è vero che da questi 2 miliardi stanziati sono per colmare, diciamo, il dislivello che ci sta tra nord e sud, noi del sud come possiamo essere competitivi con quelli del nord, con una burocrazia che fa acqua da tutte le parti? Questa è l'occasione che noi non possiamo perdere, sia l'alta velocità e sia il PNRR. Un'occasione che a mio avviso già abbiamo perso un 30%, sia sul PNRR e sia sull'alta velocità. Ecco perché c'è un'occasione che già abbiamo comunque perso. Ma il coinvolgimento della filiera produttiva nella realizzazione dell'alta capacità a Napoli-Bari non è solo l'unico aspetto legato a questo investimento. Benevento ha la necessità di nuove opere asservite alla ferrovia, come per esempio lo scalo merci da realizzare proprio qui, all'interno dell'area industriale di Ponte Valentino, in questo punto esatto dove il treno dovrebbe tagliare a metà la zona ASI. Uno scalo merci realizzabile con un budget di circa 30 milioni di euro, soldi che la Regione Campania ha già destinato a Benevento, ma che sono legati al Fondo Sviluppo e Coesione, che è ancora purtroppo bloccato a Roma. I sindaci chiederanno, noi abbiamo fatto già un tavolo tecnico, come ha detto l'onorevole Mastella prima, a Napoli, perché noi ancora abbiamo avuto i soldi del ristoro. Ma non solo il blocco qua, noi in questo momento siamo sul territorio del Ricuso, ma nessun sindaco della tratta. Per cui però la regione è disponibile a darci i soldi, soltanto che il governo ci deve trasferire i soldi FSC, i famosi 5 miliardi e 7 che toccano la regione Campania, deve fare il trasferimento. Questa lettera noi la consegneremo a De Luca, che sicuramente la sa, la consegneremo al ministro e al sottosegretario. Questa qua è una lettera fatta, firmata da Gascone, Fernando Enrico, delegato delle ferrovie, sindaco di Melizzano, Dugenda, Amorosi, Telese, Solopaca, Castelvetro, Guardia, San Lorenzo Maggiore, Ponte del Ricuso e Apice. In più c'erano i referenti delle RFI, Ciro Napoli e Domenico Semplice. I soldi delle ferrovie sono già disponibili, soltanto che i soldi delle ferrovie, sì, devono sbloccare i fondi dell'FSC. Noi questo chiediamo, lo sblocco dei fondi. Presidente Barone, lo scalo merci di Ponte Valentino rappresenta una grandissima opportunità per questo territorio. Davvero il valore aggiunto che darebbe una spinta decisiva allo sviluppo? Assolutamente sì. Lo scalo merci è un'occasione straordinaria per il territorio sannite e anche per il territorio irpino vicino al Sannio, al di là della stazione Ufita, perché per quanto riguarda la logistica lo scalo merci rappresenta un'occasione importantissima. Ecco, dovrebbe tagliare proprio a metà l'area industriale, quindi un servizio è praticamente sotto casa. Sì, sì, perché pochi sanno evidentemente che l'area industriale è attraversata dall'alta capacità e velocità, già raddoppiata in questo tratto, che necessita soltanto di un ammodernamento tecnologico. Quindi non ci saranno bretelle, ma sarà uno scalo merci nell'area industriale di Ponte Valentino, che è un'area, ricordiamo, che è anche un'area ZES. Ecco, a che punto siamo con la progettazione? Abbiamo approvato qualche giorno fa lo studio di fattibilità, a breve inizieremo a chiedere i pareri, faremo un'intesa ulteriore con la Regione e poi siamo soltanto in attesa del finanziamento, sperando che il Governo faccia il riparto del Fondo Sviluppo e Coesione per ottenere i 30 milioni promessi dalla Regione Campania. Ecco, il budget per realizzare questa opera infrastrutturale fondamentale non è poi così alto. E però resta un'incognita enorme, perché è legato al Fondo Sviluppo e Coesione.
Purtroppo sì, però speriamo, insomma, che le risorse arrivino. Il presidente De Luca si è speso molto per questo progetto, il consigliere Cascone, il presidente Vigorito con Confindustria, il sindaco Mastella, tutte le istituzioni, insomma, siamo in sintonia su questo progetto che riteniamo appunto strategico per il Sannio. Però mancano le risorse, però io sono abbastanza fiducioso che a breve il governo faccia il riparto, seppure magari con somme più basse rispetto ai quasi 6 miliardi che dovevano assegnare alla Campania, però speriamo che arrivino e così procediamo ancora più velocemente. I tempi di realizzazione di un'opera del genere, Presidente? Dovrebbero essere circa 3 anni per completare l'opera, perché qui, diciamo, il raddoppio già c'è, bisognerebbe soltanto fare i binari che arrivano dinanzi al capannone Intermode, che sarà il capannone dedicato allo scalo merci. Di che movimentazione merci parliamo? Le quantità? Abbiamo fatto uno studio con le aziende locali, con Confindustria, con l'università, parliamo di migliaia e migliaia di tonnellate provenienti non solo dalle aziende dell'agglomerato di Ponte Valentino, ma anche da altre aziende sannite. Abbiamo anche fatto una prima intesa con le associazioni di categoria per quanto riguarda il comparto agroalimentare. Dedicheremo uno spazio all'interno del capannone di nostra proprietà alla filiera del food per fare in modo che qui partano non solo prodotti del nostro agglomerato, ma anche prodotti legati al settore vitivinicolo. Qui quante aziende sono concentrate? A Ponte Valentino abbiamo circa 80 aziende operative tra grandi, medie e piccole. Quindi parliamo, diciamo, la maggior parte del PIL prodotto dalla provincia di Benevento viene prodotto qui. Tenga conto che ci sono Nestlé, Leonardo, Rubbo, Imeva, Sanav, il Bobo Group, il Bonificio Industriale, abbiamo grosse aziende che sono localizzate qui. Abbiamo oltre 2.000 dipendenti che sono occupati nelle aziende. Insomma, abbiamo un bel indotto che negli ultimi tempi è stato rafforzato da circa 20 nuove aziende, alcune già insediate, altre che si stanno insediando. Quindi al di là del Covid, al di là delle difficoltà finanziarie, questo territorio ha una certa effervescenza che deriva, credo, non solo dal dato logistico in arrivo, come l'alta capacità o il raddoppio della Telese Canello, ma anche dall'impegno nostro delle istituzioni locali a fare in modo che si arrivino nuovi investitori. Tornando un attimo alla logistica, Presidente Barone, in termini proprio di tempo e anche di risparmio economico, quanto arriveremo a risparmiare con uno scalo merci interno? Al di là del risparmio economico sarà un risparmio importante, le aziende hanno già avuto un primo calcolo di risparmio che sarà del 20-30%, ma c'è anche una questione che riguarda l'ambiente, quindi far circolare le merci su rotaia si evita le emissioni in atmosfera e tutto il resto. Perché adesso arrivano su gomma. E adesso, insomma, è tutto su gomma, non abbiamo movimentazione di merci su rotaia, tranne quello che magari alcune aziende del territorio spediscono attraverso il polo di Marcianise. Avendolo qui avremo un'ulteriore diminuzione delle emissioni. Un polo logistico qui a Benevento e un altro alla stazione Irpinia Valle Ufita possono entrare in competizione o devono dialogare? Credo che non dobbiamo fare la guerra tra noi e l'Irpinia, dobbiamo fare in modo che i due scali, le due realtà collaborino, anche perché lì magari credo che stiano pensando anche a realizzare una piattaforma logistica avendo spazi maggiori. Qui abbiamo soltanto uno scalo merci, di merci che si muovendo in entrata e in uscita, che potrebbero arrivare sia verso Bari sia verso Roma, verso Napoli, in tempi molto, molto veloci. La realizzazione dello scalo merci di Ponte Valentino renderebbe ancora più attrattiva l'area ZES di Benevento. Filippo Liverini, com'è nata l'area ZES di Benevento e cosa significa per questo territorio? L'area ZES di Benevento nacque nell'anno 2018, dove a gennaio, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene attuato questa misura di incentivazione economica per il centro-sud.
La Campania aspetta quasi un'area di 5.145 ettari e all'inizio Benevento era stata esclusa da questa area ZES, anche perché i presupposti basilari erano quelli di attirare l'attenzione soprattutto sulle aree portuali, quindi alludo a Napoli, Salerno e Castellammare, gli aeroporti, quelli di Napoli e Salerno, e poi l'area diciamo interna dell'interporto di Nola. Ovviamente Confindustria notò l'assenza dell'ipotesi della ZES nella provincia di Benevento e iniziò una fase interlocutoria con il governatore De Luca e con l'amministrazione comunale di Benevento nella persona di Mastella. Il nesso funzionale che fece recuperare quest'area interna fu proprio la possibilità di agganciare quest'area ZES ipotetica all'alta capacità Napoli-Bari e l'attraversamento appunto di questa ferrovia nella zona industriale di Benevento, ovvero l'ASI, poteva essere da presupposto affinché potesse essere attuato a questo recupero. E Confindustria, in sinergia con l'amministrazione comunale e con l'amministrazione regionale, De Luca, il governatore, fu recuperata diciamo, l'area di circa 150, un'area di 150 ettari, di cui 115 nella zona ASI, Ponte Valentino, e 41 nell'area di intervento produttivo di Contrada Olivola. Ovviamente allo stato attuale abbiamo ancora un handicap, quello di una mancata funzionalità dell'area Contrada Olivola, perché per ben 41 ettari, l'intera area, c'è da fare un ragionamento, ovvero è tutto demanio pubblico, quindi o c'è l'intervento di una legge dello Stato che tolga il vincolo del demanio, oppure bisognerebbe ipotizzare una riallocazione di questi 41 ettari su aree più votate dal punto di vista industriale. E di questo aspetto il presidente Vigorito sta concertando qualche ipotesi di soluzione con il governatore De Luca. Questo farebbe ancora di più diventare zona attrattiva, quella della nostra area ZES, e già lo è diventata. Perché? Perché c'è l'attraversamento integrale diciamo del raddoppio dell'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari. Tant'è che già sono state interessate in quest'area due o tre ipotesi di investimenti di aziende, un paio già partite. Perché? Perché ZES fa da attrattori in termini sia di fiscalità di vantaggio, sia dall'opportunità di usufruire di una serie di infrastrutture interne. Vantaggi fiscali che vanno dal dimezzamento dell'onere dell'IRES, per quanto riguarda l'IRAP totale in deduzione regionale, e più una burocrazia più snella. L'attuale commissario regionale della ZES Campania, il dottor Romano, si sta impegnando affinché questo possa essere attuato nel più breve possibile. E poi c'è da aggiungere un altro elemento che certamente farà ancora venire più voglia ai ipotetici investitori di venire qui a Benevento, e la possibilità dell'attuazione di uno scalo merci nella zona appunto che dicevo prima dell'ASI, perché già c'era uno scalo abbandonato dal punto di vista tecnico, quindi l'intervento di RFI in termini di progettualità è stato facilitato. Già tutto questo partì col mio mandato precedente di Presidente di Confindustria, ma che Vigorito ha ripreso alla grande e sta portando avanti. Sappiamo che siamo alle battute finali, ovvero il progetto esecutivo da parte di RFI è stato approvato, tecnicamente pronto, c'è solo, ovviamente come in tutti gli investimenti, c'è l'aspetto economico da portare avanti, e qui so che il governatore De Luca ha garantito un suo impegno personale dell'amministrazione regionale per fare in modo che possano giungere fondi idonei. Questo fa sì che questo scalo merci, che è stato già merci, che è già stato oggetto di un approfondimento tecnico da parte di Confindustria insieme all'Unisannio, la quale attraverso i suoi docenti ha realizzato un monitoraggio effettivo di quello che è la movimentazione in entrata e in uscita delle merci della nostra zona ASI, e ci sono i presupposti affinché questo scalo merci possa essere attuato e soprattutto implementato e messo a regime. Liverini, che cosa significa concretamente portare le merci fin sotto l'area industriale, anzi proprio dentro l'area industriale? Vabbè, innanzitutto siamo in un momento in cui i tre parametri ESG, ovvero quello dell'ambiente, del sociale, della governance,
indirizzano proprio gli investimenti dal punto di vista green, sappiamo tutto, anche in termini di mobilità si cerca di veicolare tutto quello che è il passaggio su strada, su merci e su ferrovia. E questo appunto è un elemento che la farebbe proprio da catalizzatore in pieno, nel senso che un'azienda che viene qui ad investire in zona ASI diventerebbe già un'azienda che è proiettata nel mondo green, perché sa che non deve più sopportare il proprio trasporto merci su gomme, ma potrebbe sfruttare quello su uno scalo merci. Primo. Secondo, perché investire proprio nelle ZES di Benevento? Sappiamo benissimo che fra pochi anni verrà ultimato la realizzazione del raddoppio ferroviario alta capacità Napoli-Bari, ma sappiamo anche che questo progetto del raddoppio della Telesina, che diciamo è quasi gli sgoccioli per fare in modo che si sblocchi un po' il contenzioso in atto, è un altro elemento catalizzatore, perché passa proprio per Benevento la zona ASI. E poi un terzo elemento che io ho sempre detto e commentato è di questa tranquillità ambientale che gode la provincia di Benevento e l'area interna rispetto alle fasce costiere o alle aree metropolitane. Quindi diciamo che gli investitori importanti sia a livello nazionale che internazionale vedono di buon occhio questa zona ASI, zona ZES di Benevento, perché è quasi centrale rispetto alla fascia tirrenica e alla fascia adriatica, e quindi anche in termini di trasporto e baricentrico.